Innanzitutto, scusate la voce, spero che questo video si riesca a comprendere. Comunque, mi si è abbassata la voce tantissimo in questi giorni, temo anche a causa dell'acqua della piscina troppo fredda, ma insomma ci tenevo comunque a essere presente e sarò presente sul canale con un videobook haul che non mi impegna troppo le sinapsi. Perché non è scesa soltanto la voce, però sto abbastanza bene per il resto, quindi alla fine me la posso cavare. E volevo farvi vedere gli ultimi ingressi entrati in casa, anche perché poi me li vorrei segnare sul mio quaderno della vergogna e cercare di non entrare più in libreria per un po'. Sono tutti libri che o mi sono stati regalati oppure ho comprato dei prezzi scontati o anche molto bassi, ma questa non è una giustificazione. Parto da un'icona del momento, nel senso che è un libro che si è visto in giro dappertutto, che ci terrei davvero a leggere entro la fine dell'anno se ci riesco, anche perché si tratta di un bel tomone che ho trovato inaspettatamente al libraccio sotto casa, ma è un libro che, siccome molti ne hanno parlato in termini entusiastici, più o meno in tutto lo stesso periodo, è un po' scomparso e la Rizzoli l'ha dovuto ristampare. Stiamo parlando di Wellness, che è uno dei libri più chiacchierati del momento, forse era il libro più chiacchierato di settembre, ottobre, mi sembra che le cose siano già cambiate, ma qui non si riesce a stare dietro all'editoria. Comunque mi piacerebbe leggerlo entro l'anno perché sono curiosa e perché appunto vorrei dirvi la mia. E tra l'altro, se mi seguivate già allora, io avevo cominciato a leggere il Nyx quando ero in vacanza, proprio perché si parlava tanto di questo. Il Nyx è il libro precedente di Nathan Hill, ce l'avevo in ebook, mi si è fracassato l'e-reader e quindi non ho più potuto leggerlo, e inoltre non riesco a trasportare quell'ebook sul reader nuovo, quindi il Nyx o ce lo scordiamo o me lo procuro in un altro modo. Comunque, al di là di questo, Wellness, appunto, trovato al libraccio sotto casa a scontato del 45%, dentro è impaginato così e sono i Rizzoli, la scala di cui so che si parla molto bene da un punto di vista di cura editoriale. Il romanzo so che è la storia di un matrimonio, ho letto le prime righe soltanto, le avevo lette anche quando ero negli Stati Uniti e staremo a vedere poi però le righe delle successive 700 pagine, perché appunto non scherza. Per ora ne ho sentito parlare solo bene, quindi lo sono voluto procurare. In realtà ho anche l'ebook perché l'avevo trovato in offerta, mi piaceva l'idea di avere il cartaceo, poi magari cambio idea, non lo so. Però anche un libro che posso prestare, eccetera. Ho solo un po' rovinata la sovraccoperta, ma niente di grave. Un altro libro che invece sono proprio andata a cercare al libraccio, quello di Vittorio Veneto, dove si trovano chicche non da poco, è un libro che farà parte del mio scaffale africano del 2025, I buoni risentimenti, saggio sul disagio postcoloniale di Elgas, che non so se sia il nome, il cognome o pseudonimo, non so quasi niente e in effetti lo voglio scoprire man mano che leggo. Una delle cose che mi ha convinto più di tutti, a parte il fatto che sto facendo un bel percorso su questi temi, è anche il fatto che la traduzione l'abbiano affidata a Lorenzo Alunni, che ha tradotto 8 lezioni sull'Africa e che l'anno scorso aveva presentato Mabankou a testo. Quindi mi sono voluta fidare quasi più del traduttore che non dell'autore che non conosco. E quindi, però, sicuramente è quei temi che mi aiutano a fare il mio percorso di lettura, di narrativa, conoscendo un po' di più la situazione. È un libro piccolino, come vedete, e impaginato in questo modo qui, che permette secondo me una lettura abbastanza agevole. Questo però penso che non sarà un libro che mi porterò in giro, perché sarà un libro che vorrò sottolineare, segnare, che quindi leggerò quando sono a casa. E ero andata lì apposta per prendere questo, quindi sono stata molto soddisfatta di averlo trovato. La settimana scorsa, per me che sto girando questo video, ho fatto un altro di quei giri organizzati a Milano che faccio grazie a delle agevolazioni che ho con le
azienda e era un giro di San Babila e zona di Corso Monforte. Poi per tornare a casa sono andata davanti alla edicola bancarella di Piazza Fontana perché da lì passa il tram che poi mi riporta verso casa. Non c'era tantissimo, io non lo so, vedo che c'è un po' meno cura rispetto a una volta o comunque meno quantità e vedo anche un disinteresse da parte del gestore in generale. A volte i clienti sono lì davanti e lui non c'è, che si potrebbero portare via i libri senza che lui se ne accorga, cosa che ovviamente io non farei mai, però insomma per dire. E tanto che guardavo, mi è caduto l'occhio su L'ultimo dono di Abdul Razak Gurnah, che credo sia l'ultima uscita della Nave di Teseo di questo autore, che è il premio Nobel, di cui io questo mese, spero presto, leggerò Paradiso. Dietro c'è scritto 30%, ma in realtà probabilmente timoroso che non lo portassi via, me lo ha venduto a metà prezzo, quindi l'ho pagato 11 euro invece di 22. È ancora impacchettato, onestamente spero che non rimanga impacchettato per troppo tempo, però insomma, questo è un autore che scoprirò man mano, magari anche il prossimo anno, a ottobre, rifarò un giro sui due premi Nobel che hanno vinto il Nobel, appunto, che sono dell'Africa subsahariana, perché anche Wole Soyinka ha scritto molto e quindi anche lui ha pubblicato in parte La nave di Teseo, quindi avrò sicuramente un bel po' di libri da leggere e potrò andare avanti a fare a ottobre dei premi Nobel per un bel po'. E poi sentite questa voce, questa è una delle ragioni per cui ieri, che per me oggi è domenica, ma ieri era sabato, sarei dovuta andare a Portici di Carta a incontrare delle lettrici selvagge che avevo alcune di loro già conosciuto, altre invece le avrei conosciute in questa occasione e avremmo fatto un bel giro a Torino tra bancarelle varie e invece la sono sentita, poi ieri stavo anche peggio di oggi, la voce era anche meno squillante, se vogliamo chiamarla così, e quindi ieri non sono andata da nessuna parte, però mi sono voluta rifare perché c'è il mercatino di Emergency in piazza Gerusalemme, in piazza Gramsci, in questi giorni e ve ne approfitto per avvisarvi perché ci sarà ancora anche venerdì, sabato e domenica prossimi, dopodiché chiude e tra l'altro mi dicevano i volontari che rischiano di non avere più la pagoda perché il comune la metterà, credo, a pagamento con un bando e perciò rischiano riuscire a ottenerla, cosa che mi dispiace moltissimo perché dentro, oltre a loro che fanno questa cosa ogni tot, ci sono altre due organizzazioni senza scopo di lucro e trovo un po' scorretto che anche su queste attività encomiabili si voglia poi monetizzare. Questo è un parere personale che non c'entra con l'iniziativa comunque. Io ho portato un bel sacco di libri, tra l'altro li ho messi dentro la mia nuova borsa preferita, ma ci stavano comodi, devo dire la verità, non è che ho portato tutta sta quantità. Ci sono andata con un caro amico di cui vi parlo di tanto in tanto e lui prima è passato qua a prendere un caffè e mi ha fatto vedere i libri che avrebbe portato lui e quindi mi ha permesso di tenermi due libri prima di portarli lì. Il primo è uno di quelli che se ci sarà ancora il prossimo anno o comunque quando sarà l'occasione della bancarella, se ci sarà ancora, probabilmente glielo riporterò dopo averlo letto. È L'isola dei cacciatori di uccelli, che è un giallo e lui mi ha detto un bellissimo giallo, quindi probabilmente molto nelle mie corde, ma di quei libri che io di solito non tengo perché appunto una volta letto non lo rileggo, a meno di non essere così intronata da comprarmelo un'altra volta, come è già successo con un giallo di Agatha Christie di cui mi sono trovata quando ho traslocato due copie in due edizioni diverse dello stesso romanzo e quando l'ho tirato giù per sbarazzarmene, mica mi ricordavo chi era l'assassino. Per cui, comunque, al di là di questo, qua dietro si dice: in un'isola spazzata dal vento, dura e inospitale come le rocce nere che la intrappolano, un omicidio sembra affondare le sue radici in rivalità e odi antichi. L'ispettore Finn MacLeod è scappato da ragazzo dall'isola e dai suoi sanguinari antichissimi rituali. Ora è costretto a tornare a fare i conti con il suo passato.
quindi scopriremo qual è il suo passato e se effettivamente è intrigante. Così è come è impaginato. In realtà, visto dentro la videocamera, sembra un po' peggio, però tutto sommato non è male. Spero che sia uno di quei gialli avvincenti che appunto non si posano e appunto che non vedrò l'ora di finire, perché di tanto in tanto mi piace avere questi gialli da leggere. Tra l'altro, il fatto che sia ambientato su un'isola mi fa pensare che non può essere quella storia, cioè che di solito sono delle storie in cui tutti i personaggi si conoscono, che sono quelle che preferisco io rispetto allo sconosciuto killer che non c'entra niente con i protagonisti della vicenda. E poi mi ha lasciato un classicone che lui ha letto e gli è piaciuto molto, ma non ha tenuto per una questione di spazi, e che sono sicura che finirà sul prossimo scaffale strabordante tra i libri di più di 600 pagine, perché in effetti ne ha 660, mi sembra, anche se poi in realtà indietro ci sono immagini, bibliografie, eccetera. 643, però dietro sono questi tipi di pagine qui. Il libro di cui vi parlo è La regina Margot di Alexandre Dumas, appunto un super classico nella letteratura, di quelli alla Dumas, quindi super avvincenti, in cui succede di tutto, però che trae spunto dalla vita vera, perché appunto abbiamo qui poi delle immagini e probabilmente anche un riassunto dei parenti, la famiglia, eccetera. Quindi super curiosa di leggerlo, perché sapete che Dumas non delude, che i suoi intrecci rendono avvincente anche la lettura, anche se in realtà poi sono anche dei capolavori, nel senso che i personaggi, la scrittura sono davvero di grande valore, e è un po' che non leggo Dumas, per cui sono ben contenta di recuperare questo. E dentro è impaginato così, è un po' piccolo, però non so se avete presente che di recente vi avevo mostrato la bottega dell'antiquario, quantomeno qui l'inchiostro è pulito, mentre l'altro sembrava sbordare come se sbordasse appunto dalla stampa, perciò rende la lettura un po' più difficile. Qua è piccolo, ma almeno è pulito, vedremo. E davvero non vedo l'ora che arrivi il suo turno. Poi appunto siamo andati alla bancarella, dove lui si è procurato una copia del manoscritto di Tillier. Invece io ho preso tre libri, ma prima vorrei approfittarne per salutare una di voi che è venuta lei a salutare me perché mi ha vista, che mi segue e che grazie per essere venuta a salutarmi, che mi ha detto anche che aveva saputo da me di quella bancarella ed era venuta proprio a portare dei libri, quindi sono veramente contenta. Io appunto ho trovato tre libri, mi fa sempre piacere sostenerli proprio perché stimo quello che fanno al di là della bancarella, ovviamente, e però secondo me sono tre libri diversi tra loro, ma di buona qualità. In questa edizione che usciva col Corriere millenni fa, Il giocatore di Dostoevskij, io un pezzo che vorrei leggere il giocatore, perché avevo letto Anya, la segretaria di Dostoevskij, tempo fa, un libro che mi era piaciuto tantissimo e che racconta appunto della stesura di questo testo. Non si entra tanto nei particolari, però era sicuramente un libro che avevo nel radar, a parte che ovviamente Dostoevskij vorrò leggere tutto prima o poi, ma sicuramente questo è uno di quelli che più mi attirano, e perciò il fatto di averlo trovato. Tra l'altro, non so se è mai stato letto, perché guardate dentro com'è, con le pagine ancora perfettamente bianche. La stampa è di altissima qualità. Vediamo chi l'ha stampato. L'ha stampato tipo Lito, della provincia di Torino. Comunque anche la carta è davvero bella. E queste edizioni, sì, effettivamente sono quelle che uscivano con i giornali, però secondo me è abbastanza valida. Spero che anche la traduzione sia buona. Io di questi ho letto soltanto Il giorno della civetta, che quindi non era tradotto. Traduzione Giacinta de Dominicis Iorio. Non la conosco, però non è che io bazzichi il mondo dei traduttori dal russo, quindi
Staremo a vedere. Se voi lo avete letto, fatemi sapere in che traduzione lo avete letto e se questa è secondo voi valida, e ovviamente se avete pareri sui libri che ho qui presentato e sto presentando, sono sempre ben accetti. Poi ho scovato Morte di un uomo felice di Giorgio Fontana, che ho sempre pensato che fosse la storia del banchiere Ambrosoli, non so perché, invece no, ho scoperto che in realtà è un romanzo vero e proprio, comunque ambientato in quegli anni, di un magistrato che indaga contro il terrorismo. E staremo a vedere. Il fatto che ci sia scritto Morte di un uomo felice mi fa pensare che effettivamente il protagonista morirà, ma staremo a vedere. E è un Sellerio, questo sì, secondo me è stato letto, però è tenuto bene e dentro è impaginato così. Di Giorgio Fontana non mi sembra di aver letto niente, però ho sentito ottimi pareri, per cui staremo a vedere. Se non sbaglio, lui ci ha vinto il Campiello con questo libro. Mi sbaglio? Fatemelo sapere nei commenti, poi vabbè, magari cerco anch'io su Google, per carità. E ultimo, mi sono fatta trascinare dal fatto che questo è il terzo della serie, si è suicidato il Che, di Petros Markaris. Io di Petros Markaris ho letto i primi due romanzi, entrambi quando stavo andando in Grecia. Tra l'altro, il primo ambientato ad Atene, io avevo fatto un tour della Grecia continentale, e il secondo invece ha una parte ambientata a Creta e io ero andata a Creta. E invece questo terzo no, è ambientato sempre ad Atene. Ma adesso la Rai sta trasmettendo la serie TV tratta da questi romanzi. La serie TV è la classica serie Rai in cui tante cose sono edulcorate, mentre qui c'è una profondità e una critica sociale che in quella serie non ci possiamo neanche sognare. Però questo romanzo racconta gli ultimi, credo, tre episodi della serie TV, di cui io ho visto ancora un episodio, mi mancano gli ultimi due, per cui ho deciso che prima leggerò questo romanzo e poi vedrò gli ultimi due episodi della serie. Ho cominciato a leggerlo quando ero in tram, perché poi con l'amico ci siamo fatti una passeggiata ed eravamo andati abbastanza lontano, sono tornata a casa in tram e mi sono detta: mamma, questo Bompiani tascabile chissà com'è rispetto ai Bompiani a cui siamo abituati. Beh, signori, Bompiani sa come si fa cose. È vero che il bordo laterale è sottile, però guardate la scrittura com'è grande e ariosa, è facilissima da leggere. E io ho preso il tram, che è un tram buio, che non si vede niente, e non ho avuto nessuna fatica a leggere il primo capitolo. Adesso io lo sospendo perché ho tante altre letture da fare entro la fine di ottobre, primi di novembre, però sarà sicuramente il prossimo che prenderò in mano, lo vedrete nella piletta di novembre, perché appunto lo voglio leggere, tanto che l'ho già cominciato, ho letto, vabbè, le prime pagine, il primo capitolo, però appunto poi perché voglio vedere la serie TV dopo, perché altrimenti non è più affascinante, anche se sicuramente è meglio il libro, come si suol dire, per cui lo leggerò e poi magari se rifanno il mercatino di Emergency glielo riporto pure, perché è il terzo della serie, quindi non ha neanche senso darlo in giro così a caso a chi non ha letto i primi due. Tra l'altro c'è una connessione forte con il col precedente, per cui uno dovrebbe leggerlo avendo letto i primi due, per cui come vi dicevo, io leggerò questo, poi mi guarderò le ultime due puntate e almeno capirò che cosa c'è sotto a questo mistero. Questi sono tutti i libri che ho portato a casa nelle ultimissime settimane. Non è tanto che mi sono buttata così sui libri e gli acquisti, nonostante non ne avessi nessun bisogno. Quindi per adesso mi vorrei dare una calmata senza mettervelo qui, perché devo ancora scegliere i titoli e poi insomma in qualche modo si vedrà. Ma voglio fare un altro project in books. È vero che il primo che ho fatto quest'anno è andato male, ma il secondo, pur senza dirvelo, sono riuscita a portarlo a termine, quindi sono molto fiera. Non smaltisco questi libri con un project in books, ma in qualche modo mi do una buona ragione per non entrare ancora in libreria, perché qui si sta veramente esagerando. Spero di tenere fino a dicembre. A dicembre sicuramente rientrerò per comprare i regali di Natale, si vedrà. Per quanto per adesso è tutto, noi ci rivediamo giovedì, spero di riuscire a girare il video sullo scaffale africano e nel frattempo buone letture a tutti.